Tre gol, tre punti e la certezza, data dai numeri, di essere di nuovo ai nastri di partenza della prossima Lega Pro. Il Teramo nel pomeriggio con la Lucchese mette in cassaforte solo buone notizie e per quelle che erano le premesse ad agosto c'è da dire che si tratta davvero di un grosso risultato. Un avvio a rilento per i biancorossi e il lob dalle retrovie di Caidi al decimo trova un altro pallonetto, quello che prova Moreo col piatto destro senza però inquadrare lo specchio della porta. È l'antipasto del gol del Teramo che arriva al quarto d'ora. Petrella sfrutta i blocchi sul corner di Paolo Antonio ma cicca il servizio del compagno di squadra. La conclusione che ne viene fuori diventa di fatto un servizio per Michel Cruciani che si traveste da uomo d'area di rigore e trafigge Masi per il gol che conferma quanto il centrocampista ex Benevento si esalti quando di fronte si ritrova una formazione toscana. Il diavolo preme allora sull'acceleratore. La conclusione mancina di Petrella al ventesimo è fuori misura, quella di Paolo Antonio, minuto 26, termina non molto distante dall'incrocio dei pali. Amadio, tornato sui livelli dello scorso campionato al 29esimo, chiude il triangolo con Moreo, con Di Masi costretto all'uscita a valanga. La Lucchese barcolla e crolla un minuto dopo, quando Petrella, grazie al lavoro spalle alla porta di Forte su Altobello, taglia in due la retroguardia rossonera, col destro che trova la parte interna del palo e con la sfera che si insacca in rete per il 2-0. La reazione è timida prima dell'intervallo della Lucchese nel destro a giro di un soffio fuori di Pozzebon. Ma il Teramo ogni volta che affonda fa male, appena rientrati dagli spogliatoi cala il tris, nemmeno tre minuti e Forte vede con la coda dell'occhio l'arrivo sulla corsia di Di Paolo Antonio, che si sistema il pallone sul destro, apre il compasso e batte ancora Di Masi. Di fatto i biancorossi mettono in ghiaccio la vittoria, da questo momento in poi, e mancherebbero ancora 42 minuti più recupero e solo gestione del risultato. Nella Lucchese il più attivo è sempre Terrani, al 50esimo in becca Fanucchi, chiuso dalla spaccata di Cecchini, che diventa un assist per la testa ancora di Pozzebon, che manca clamorosamente lo specchio della porta. Allora Terrani si mette in proprio, col destro dal vertice dell'area di rigore, che crea qualche grattacapo a Narduzzo. Poi la girandola delle sostituzioni, entrano i giovani Palma, Tini e Palestini per Petrella, Madio e Cruciani, poi la lunga attesa fino al fischio finale che al Teramo regala la vittoria e la sicurezza della permanenza in Lega Pro. Sabato la trasferta di Pistoia sarà con il traguardo già in tasca, per la Lucchese invece c'è ancora da lottare e alle porte l'impegno insidioso a Pontedera contro il tutto cuoio.